sono signori, fanno i signori. Però andare a capessere pure io, perché venimi lontano con questo nostro lavoro. No. Nino, io ti dico la verità, è un altro fatto, io mi scade una cambiale, ho bisogno, perciò vengo a lavoro. Benedetta la Madonna, ancora non arrivamo e comincio a cadere. Ma io tu essere sempre, dai a iettatura, capisci? Se fa tutta una mamietta mia a iettatura, no. No, tu non ci colpi niente. È una iettatura cronica, è nascosta che non si vede in nessuna maniera, capisci? Andiamo a mettere Romano che è tardo. Mamma mia. Ora viene Chiro, Don Pascale e comincia. Ma tu vieni che andavi felice pure, ca. Asso ho visto felice. I felici che la terra mi dice. Oh, madonna mia, ma dico io non cambio mai. E che cosa, vecchiole mie, ma come filo un pigliaccia. Senti un poco, a me... Ma io però la schiena. La schiena ancora non cominciavo. Senti un poco, a me o serraccio o mezzo rocca. Non ci volevo con il sorapono, o saccio. Ma va che la zappa a gustiare. Facciamo che la zappa. Chi sei quando non come votoni. Non ci tagli il rame. Dimmi una cosa, primo momento umano. Senti una cosa. Nino. Nino. Primo momento umano, io voglio sapere una cosa, perché tu mi chiamaste, tu non da rispondirò a pagamento. Vicinati per cagare, facciamo tutto. Ma buono. Aspetta che. C'è. Penso. Mettendo fungio. Fungio, sì, io ti dico un altro fatto io. Tante fungi pensa che. Ah no, mi sbagliai. La radici i gramigna. Dimmi una cosa. Io voglio sapere come paga questo. Paga sera per sera o a fine settimana? Sentono poco, ancora qua non facciamo niente. Non sappiamo. No, tagliamo felici, non ci pensare. Ma andai a sapere quanto andai a figlio io, no? Se è pagato per bene, quanto paga a mia, paga a tia, non ci pensare. E quanto ti dona a tia? E quanto mi dona, non ti posso dire ora, ma dopo quando mangiamo a Poturico. Non pensare, là, penso a zappa che poi vedi che rimane solo spazio. Io vengo 2-3 giorni che andai una cambiale a pagare. E poi ma va bene, appoggiamo, cominciamo. Mamma mia, a zappa. Ma come andai a diavolo, porco? E tu così lavori? E come andai a lavorare? Ma l'hai fatto tu? E tu mi guardi? E così io visto che andai a lavorare. Tu zappa per fatto tuoi. Menti che lontano non mi do mi giungere, Oh, mamma mia! Dimmi una cosa, ma tu soffri di epilessia, di qualcosa? Senti un poco, io non soffro niente. Io turisti, che sogno atletico. Atletico? Ah, e perciò, da parole vero, zappo. Se zumpo! Ma come zappa? Non zappate là, vedi che chi stai vuole sciuppare, come gli siete tutti, cari? Ma tu non ci pensare, all'ultimo lavoro, viene bene, e ho il petrone non ti paga, profumatamente. Allora, zappa tu, che io ti guardo. Ah, e zappo io e dopo ho pagato. Certo oggi ho pagato, vieni una zappata, è giorni. Io non sono abituato a questo lavoro, vengo per necessità, andai a pagare una cambiata.
capisci? E che voi, se voi pagate a cambiare, da fare un toro vero, capisci? Non è che sta paga così a cambiare, senza fare niente. Ma dimmi, mangiare quando mangiamo? A Bonova, ancora ora cominciate a voi mangi. Oh figlio mio, quanto distruggi tu ne. Andiamo, andiamo. Ah no, ma che dura che ne. Ma io cane che sto cane non l'aveva mai veduto un tuo lavoro come lavoro. Porta curaccia. Oddio! Che mala sorte! Che mala sorte che sembrano faticatori! Che bomba, porta la zappa! Che si sciuppa tutto il cane, l'incoito! Che saccio io! Incoito! Consola, consola! Ma io come? Niente, ora cavoci! Io dire la verità, come vivo che lavori, io no, no cannibole pare, mannaggia il diavolo porco. Ah, non cominciare con cannibole, che mo caso mi ha pregato un conso cane, sta zappa, se bacio buona. Ora, ma la nera, tutto bene, ma vuoi te concero per la canzone giovane, per Angela Cataco, c'è Angela. Scusate, per favore, mi facete sto lavoro, cane. Le bombite, ecco qua. Il diavolo porco, questo che lavoro io per te. Lavoro io per te, Con occhio vedete sente, mamma mia. Mamma mia, guarda, guarda i cani. I cani in te mani. Queste mani. Le faccio a carezze. Le faccio carezze prima. Carezze. E che tu non sai che la vita passa, tutto passa nella vita, che boha! Ancora non ti faccio carezze! Non ti fa carezze! Per ora cerco di fare carezze dopo da zappa! Capisci? Ma posso riposare ogni tanto? E riposiamo un poco, intanto che mi consala una zappa, se la posso consare! E una sigaretta, ma la posso fumare! Figlio mio! Cane non si fuma, perché a me mi faccio male lo fumo, o vedi che manco a voce mi nessi, perché sogna l'aria aperta sopra la montagna. Capisci? Mi faccio fame. A buono va, comincia a cavarmi. Scappami da, guarda, dicevo tutto questo, e poi arretto da si fili che ardito. Allora sa che faccio? Sogno una botta con lo serraccio, che è ciollone. È ciollone, esatto. Intanto ti giusta. Tanto che ero se capace come giusta la che la benedetta zappa. Pure i zappi spacci. Da pure la iella. No, non mi dire che sono iella io, Allora. Vieni qua che ho un campo misurato quando andò a lavorare. Ho capito, io mi metto cavi in a te. Sì, chi si può tagliare? Io posso tagliare. Allontanare troppo, no. Perché sennò io da solo mi increscio, Benedetta Madonna. Preferisce meglio. Mi pare uno drogato, mannaggia il diavolo porco. Ma guardare all'occhio veramente. Ogni tanto piglia qualche... Siamo rovinati, figlio! A te non sapevi che ne ciangiano! E indietro non lo piccio amaro! Capisci? E se no, come potete sapere, che si spaccia a zappa! Meglio a zappa, non tu! E noi, ma intanto a schiena mi vuole pure! E non sape nulla! Perché soffrite, romantismo? Peggio in cena così è tutto, sai, spezzatino, veramente tutto spezzato. Spezzato che? Che mi parite numerozio. E numerozio sei sempre tu, ne capisci? Ma numerozzi che ronchi, brutti, senti, non offendere, che qua veniamo o lavoriamo. Cavolo, dove prendi la zappa mio padre? Non è che mi dissi, ammazza zappa che zappo io intanto. E tu che fai?
tagliano poco i cani e i villici. Tognano poco i riposi. Ecco, bravo, intanto consona certo. Guarda che... Appa. Sì, ma Gonzalo, ma cane da capisciere che è zona di montagna, a terra è troppo lunga. E zona di zombie. A non cominciare che non zombola i vicini, o signore mi manda buona voi, capisciste? Allora, cominciamo. Appoggia, me lavora, appoggia. Lavora. Io lavoro, quando invece lavoro, nigri, brutti. Dai, da dove facciste lavoro? Allora, appoggiamo. Appoggiamo, disgraziato e caga, come andai a fare io? Oh, non offendere, che disgraziato settone, sai? E di questa maniera se c'è. Ma ne vica su tu tardi, tale cane, vedi? Quando viene, guarda quando faccio io, vedi che ho fatto bene. Ma sentilo poco. Ti spagna che si spaccia. E che si spaccia, poi non tanto taglia bene a zappa. A ciò che lo che posso fare. Mi capisci? Oh! Ah, sei troppo delicato, sei troppo. Tu, invece guarda mia! Sì. Cerco fatolo vero! Perché io andai una comicità che? Ma ce lo devo io, A mio pulo mi faccio piacere, mo te vedo sempre. Grazie. Siamo presenti, o parliamo, o discutiamo, o diciamo sempre cose belle. Capisci? Sì, ma diciamo cose belle, ma si mangia, non dice mai cose belle, ma mangiamo. Allora ti pigliamo, mattina. Guarda che ora è. Anda ragione, è già mezzogiorno. No, mancano 10 minuti, guarda. Allora, altri 10 minuti. Altri 10 minuti e poi... A mangiare poi... e a bevere. Tu sei, io sono ospite tuo, puro cazzo. Sì, dai. Sì. Andiamo, andiamo. Dica se spasciamo, che poi andai io ti dico che... che poi, non ce faccio, che andai io pure a mala sorte, so pazzappa, che poi ti dico? E come c'è, continuiamo? Per te se perdere! Te chi? No, noi, a me mangiamo! Mangiamo, Ora tu cercavo di risparmi, dici, a così arriva stanco. Andai io preparare insalata, ancora andai io faccio lavori. Ma... preparaste tutto, sulla insalata c'è, andava a carcare la sorpresa. Una sorpresa che poi vedi che bella sorpresa. Va buono, andiamo a mangiare calamera, andiamo. Calamero se tu e muore le parole. Andiamo? Sì, sì, arrivamo, dopo lo lavoro, se vuole lo mangiare. Certe volte mi dicete, ma come ti preparaste così? Non sapete, signore me, dai l'ospite proprio delicatamente riservato, quando mangia chi vuole le proprie cose a regola d'arte. E io sono geloso, non mi calca che pilo, capisci? E allora cerco, non mi preparo così, io faccio queste cose. Ora, ecco. Prepariamo sta bella insalata, veramente genuina. E purtroppo non è che quando avevamo o pozzo, intendevamo arrangiare per l'acqua. Ecco, vedete? E dopo mi mazzo tanto, o preparo insalata, poi mi mormoria, parla dice, quanto ci vuole un proporre sconsolato,
E quando si mangia? È solo questo saporito. Però quando si mangia dice benedizioni, non c'è la polizia, non c'è tutto. No, la polizia stradale, la polizia caca sta io lavando a robo e proprio a genuino. Ecco. Però sto piattino troppo piccolo e avrebbe essere più grosso. E munizio cosa arrangiare sono? O vuole mo capisci? Non è che andavimo i robbi onde vimo. E disgraziato, ma la nomo te vedo andare una ora che vai lavando e non sa cui pedare. Tra poco vieni. Tra poco vedete arrivare e incominciare ancora non preparate niente. Veramente. La mala nuova mutagena porattiera sgraziato! Allora mi fate da posta va qui! Oh mala nuova ma avete scellerati! Stai morendo! Ecco qua. Però vi dico una cosa. Andavi stamattina, lavoravo con la zappa, poveraccio, e uso lavoro uffici. Yeah. Però, se io fatica arriva per quanto mangia, figliole miei, saremo a posto. Ma è tutto viceversa. Ho fatto, perché mangiare, mamma mia, quanto diventa della pazzanza! E poi, non è buono se muovi, o faccio un zappo, e dice che non ce la faccio, e certo, e dopo se legge la panza, la colpa è la mia. Speriamo non mi sento io vicino, mamma mia, che cosa menti? Penso che non c'è, oh madonna mia. Signor K, sogno. Arrivai. O mangiare è pronto. Vorresti io che lo manda sempre manco a mangiare. Manco mi vede un de sogno, guarda. Manco mi vede, per quanto non poto mi vede quest'uomo. Allora, e io come si combina ora? Che cosa si mise a testa? Io lavo tre volte. Aveva la somiglianza di zombie, stavolta un cannibolo, allora. Venessela, allora. Se non ci ha popiato, io mi nu la pantina, sa faccio rimane mortifabile. Allora, che mi offre un mangio, Cose belle, genuine. Pomodoro. Veramente, queste sono le ultime pomodoro, che ora finiro. Muove nell'inverno e non si trova niente. Mangiamo chiudi di serre dopo, no? Esatto, che non è serra. Andiamo a conortare. Ma io vi una serra a terra, che tu una serra sia la terra. No, allora, una serra. Un serraccio. Avete una serra in terra. E poi io puro. Allora Dani. Io una zappa smarroggiata. Perché è smarroggiato io. Allora, non smarroggiato, smarruggi e zappi. Se metto zappe e ruppi zappi. No, perché tu non porto materiale buono. Davvero se porti materiale adatto per la montagna, se vuoi mi capisci. Oh. Tu non ti capisci i materiali? E materiale no, brizzo cemento. Io mi spiego. È vero. Senti, ma si pomodora da onde venne? I campanaro? Quale zona sono? Nostrali, Napoli, da onde? Figlio, io non saccio o ti rispondo. Tu vieni e mangia e poi mi dici se sono buoni, se sono genuini. E che botte dico? Uno prima andava a assaggiare o poteva parlare. Dunque, io a voi veramente vi non mangio e non voglio mi imbrigo con te, perché sempre ti imbrigamo, non ti acchiappare. Ecco, bravo! Una santa parola di te. Io voglio solamente dico che sei una persona bravissima. Ecco. Sei una persona
come ti devo dire, affettuosa con tutti, di cuore. Grazie, grazie, bontà tua, benedetto. Io non mi posso lamentare di te. Ecco. Solamente che qualche volta, non è sempre qualche volta, come oggi per esempio, ti conviene come uno cannibale e io ho la rote vivo. Come ti convenasti? Senti, non mi dire cannibale, che non picchi me o se tu, e sai che i picchi miei, corti corti, che l'hanno anche stato dall'Africa. Ecco, parliamo pulito, eccolo qua, no, ma io ti stai avanzando, grazie, grazie. Io davanti perché poi sei pulizzoso, Nino. Io praticamente solamente che ande chissà cosa che stai facendo, loco, chi gli è piatto? Ma che staccio, sembra un piattino a quando passano le cose luce, cari. È troppo piacerino. Vabbè, siamo andati alla campagna e arrangiamo, giusto? Esatto. Però, non mi dare un mormore a mia, che le cose le faccio pulite. No, io che ci metto tutto l'impegno, Esatto. E solamente che tu non bade mai al lavoro, sempre a mangiare, perché? E figlio, chi te ha la sostanza che ti tiene in vita? Se non ti manco a mangiare, allora ti possono fare la corte onde levano, ma non sempre facciamo corna. È giusto. Senti, tu ma pensaste se... Ma vedi, tutte le mosche se ne vanno qua ora. Sei un uomo di lavoro. Sei un uomo che hai pensato sempre a panza e o lavoro, giusto? Panza e lavoro. Ma qualche volta, non penserei per i film ne ci fai. Senti, io venne mi mangio a voi, o stai un santa pace. Ho pensiero la femmina, la ragazza, sì. Se fate dopo andava a panzacchina e tu resti 50.000 voti. Che panza vacante, non si può fare niente, che uno va a niente. È vero. Senti, ma come ospite non tu solo siamo, non c'è la terza persona. E andavamo, un altro ospite. Quando andavi ospite non è contento. Avevo, tu lo sai che non ti fai. Ma perché non sei contento? Perché lo mangio tutto da solo. Mangialo, guardatelo. Guardatelo come un quadro, guardate. Ma come faccio a dire che non cannibale di cose? Allora, guardate. A me fate sempre piacere, lo sai. Ah, benissimo, ecco, tu sei una persona di cuore. Sai. Ma dimmi una cosa, io volevo sapere una cosa, perché io vengo e mangio, ma non vorrei arrivare a qualcuno o mi caccio a mangiare dalla ucca. Se pomodoro è roba astia o il cattaste? Si incazza ora. Ecco ora che sta ci partendo. No, perché ti andava a pagare? È sempre mi offende, che vuoi? Mi stai ammazzando, preparo, ho fatto qualcosa. No, ma io... E mi dice che roba, io non rubo mai niente. Io volevo sapere, se pomodoro da onde vinnero, se vinnero da un gratto o il cattaste? No, grattatone, come gratta allora. Tutti i mori, o preparo sta insalata, se no qua mangiamo sacca ora, verso e dura la notte. Vabbè, prepara che io intanto voglio, mo voglio come fa insalata, sì. Su che c'ero, sai, voglio mangiare il pane. Dove la arrivo io, su cattiva. Più parete andare. Più parere, brucia, che faciste, non mangia, poi, giuro, mi per capire, E infatti, ora io voglio dire una cosa mentre continuavo a fare insalata. Una volta mi combinavo lo stesso posto qua, quasi vicino. Ci se facciamo un'insalata, Nino? E disse sì, un'insalata via pomodoro, belle. Andavamo pure per contorno un stocco. Io veramente ci tenevo l'insalata perché i pomodoro sembravano belle, cogliuti frischi, insomma. Allora che faccio sto cristiano che può dirlo con mormorio? Sapendo che io non posso mangiare pipi, per zia lei c'è pipi brucenti, e perché la fece? Per non mi mangio io? O se l'inchia da panzazza di balena? Allora, vedete che mi combinavo?
Visto che uno fatto vero. E allora io andai a mangiare un pane asciutto. E io invece si ingoiava insalata di pomodoro, a poi un stocco, a poi zipangolo, a poi insomma una cosa di tutto. Ora andava la carta che pigliava. Forse che sto io sale. E che se andavo sale, perché tu porta io sto sale, perché te ne manca sale. Perché te manca a te! Te ne manca, guarda, quanto ne... le cani. Parca, e quanto ne mente, vedi che questo è sale fino e viene salito a insalata. Non ci pensare! Ecco, come vedete, che faccio belle a onde cambiò posto, se ne viene, di questa zona qua, andava a onde rumo fuoco, l'orme qua a notte, con un focarello rumato, come uno sciancato. Allora, senti, sciancato sei tu, non mi sembra che prepara l'insalata e non sento, quello che dici. Ah, sento, andava l'antisa, mamma mia, antisa, che andava. Allora, ora zippa oggi, ma oggi semi. Non faccio, dopo mangia in viva pomodoro, se sente buono. Cosa ci vuoi che stai facendo? Oh, stai morendo, mi gira la testa. La verità, quando faccio mangiare io mangio. Guarda pure un sale, mi cate. Mangio volentieri. Dopo mi abbarruppo. Solo quando chi da limba, Dani, che vi stai inquadrando, l'altro giorno andavi a modo, a tuta, i robbi. Ora invece facci mangiare da niente. Chi ne è detersivo? E mo che faccio? Figliole, ma... a potino che sono tempi di manicomio. E cercava, ho trovato la riga, no, e non stai trovando noi la parte. Mezza cagata sta entrando in busta e manco trovai. A riga non andavo, non andavo a riga. E come mai ti mancano sta assenza a te? Se vuole arriva un cervello elettronico, caro mio. Io non posso ballare tutte le cose. No, tutte le cose ne puoi ballare. Balla la panza, Tony. Se tu balla la panza, come puoi ballare tutte le cose? Voglio vedere se mangi tu ora, se rimane qualcosa, cane. Speriamo in un momento pipi, che finì di mangiare. No. Vedi. Facci mangiare. Come mi sto cane? Un cosettiero, piccerero. A se vai lo controllo io da vicino, Menozzo, salve. Salutiamo, che insieme, anche a mano. State bene? Bene. Allora, ma sentite io? Io stai preparando candavi stamattina. Ma perché ho dietro lo pomodoro cacciato questo? Se io mento, così mi dice che venivo di avere pulizia, non metterei cosa a posto, ma invece vedeste che io sogno pulizoso. Sì. Guarda purificatini di Angesu. Ah no, ma allora mi tratti bene. E senti, dimmi una cosa, sta zappa come mai spacciata? E che ne saccio io oggi? Attento, non mi attendere la peccata, per favore, attento, andava una ora che mi stai ammazzando, attento per anni. Sì, ma è smarruggiato, perché non smarruggiato come te, è smarruggiato tutti i tratti. Per favore, che è smarruggiato se tu e adesso mi stai, se no mi dovai ora, sai. Guarda che insalata stai facendo, Maria. Allora, tieni il piatto. Ecco. I piatti di plastica sono. E io vedo, è sopra la montagna che vuoi, così è plastica, no? Poi vengo qua io, sempre insalata di pomodoro, una fetta di carne c'è. E quando viene con me, a carne niente. Oppure c'è qualche pollo come te. No, perché lo... lo pollo settoni, come se sempre. Come se pensate a fare un super pollo. Tu sei un super attacchino. Insomma, va, mangia, se no figlia da etto, sai. Certo che voglio mangiare. Cacciamo un po' signorino qua, dai. Mica voglio succo io, Succo. Ma non c'è una terza persona. Aspetta. Io dico di interesse. Succa, che te so che arrivo sangue io come vampiro, a te non mi ti vivo. Va bene. Ma mica ti carini, va bene. Senti, mentisti ci puri. Devo voce pure.
No, mi puccio il chiatolo, puoi lasciarlo oramai. Perché poi se... Se la vuoi te la mangi, se no la lascio io. Se parlo con qualche signorina andavo... Te basta, andavo giù. Ma basta, andavo mi puccio a... Oh! Allora non c'è puccio il chiatolo, io. Manco le cane, signori. E vedi quando non ci sono io, non mormoriare, che io non ti so tutto quello che dici per te. Ma no, io sto sicuro che io... Parla così, non è cantare. Era mucciata a reto l'arbore, e intese tutte cose. Va buono, fra me c'è una parola ogni tanto voi. La parola andà la lingua tagliente di serpente velenosa. È così. Le divisioni faciste giuste, eh? Pare che andava un piso nelle mani, pare, eh? T'abbatte, signorino. Allora io... Che va buono, mentre andiamo a posizioni mangiare, no? Siamo un cazzo di pochi su qua. O meglio a posizioni lavorare. Eh? Ora mangia, Cristo. Mangia, mangia, eh! No. Voglio vedere se mangi tu ora! Non duma! Come fai? Ecco, capo! Anche una quadratina d'alocchi quando faci, non duma! Non duma! Fancelo primo piano! Non duma con te, caro mio! Non duma! Cavo mangiare! Ah, vieni subito, o oh, fate gare, ti perdi e non ti trovi in una maniera. No. Allora, grazie, sei buono. Mangiai a ciappare assiamo. Ma io tu volessi che insalata è bella e genuina. Mangia, che poi... Che un'insalata genuina. Questi sono l'ultimo pomodoro. Caropo, non c'è niente qui. È una buona per stare di candelabra. Ah, no. Mo, sai che fai? Ma tu, Pepe, non tu mangiasti. Perché? E io mo mangiare, chi sto toi? O sai che pure sti pepe non bruciano? No, bruciano. Ma se ti dico, Nino, ti dico... Hai ferocia mia. Sì, ma non mi fa... Ma tu hai ferocia, ma... No, per carità, guarda. No. O prova io prima, mi mangia mezzo io. Ti dico che chi sto è duci. Chi stavo pigliando, no, di piante che le sa che fanno i peperucci. Sì. Può stare tranquillo, ti fidi mia. E oggi ho male, toi, Nino. Ma... veniamo quando mangiamo una mozzicata di pane e intendiamo che ha bocca bruciante. Mangia tillo tranquillamente. Tranquillo. Tranquillo, Nino. Ogni tanto, ma... Hai ferocce, mia. Non hai ferocce, chi sta allora che stai qua, faccio. Nino, mangia tu pipe e vedi... una porzione di pane, accompagnalo con pane, no? Quindi quando non c'è pure se pipi, io non lo so, io ti dico, io mi mangiano pezzi di pane poi. Poco sbalascio mio! Sto poco che stai morendo, benedette che mi ti mangi di cane, che stai morendo, ne forna mano, dai! Get it!
c'ho fame, sai? Ora col bibito viene la fame. No, io babbo, non me ne so voce. E tu, io, ma io pensavo che muccicano poco, capisci? Ci ostaggia. Io si attaccate te un cuoio tutto. Mi rovinate una giornata, mamma mia. Buono, buono, calma. Calma di cavare te passa. Mangiate uno ficcadino, ti attaccate passa. Non fica niente, io te, mangia, mangia, non fica niente. Adesso buona, no? Non do, ora venire a mangiare, non c'è la mazzo, Giuni. Vamo qua per controllo. No, no, ma attenti. E con c'è la mazzo, Giuni, fica niente. Non do, ecco. Ma... Via lupo. Sì, ragazzi, non lupo mannare. Mangia. Mangia. Dove arrivo a mandare la cosa? E che non che mi combinato voi? Mangiate una. Non te voglio, no. No, non te voglio! È buono, no. Non te voglio. Come ne dica? Facciti una inquadrata da Ucca, come ha comandato. Inquadrato non da Ucca. Non da Ucca, tutto primo piano, non detto, Basta. Andiamo, sono buono. No. Buono. E poi mi fanno male. Buono, no. No, dai. No, ma la nuova mangiarina, sto bruciore, non mi passa. Altro squarciagero così ti passa la cosa, Ma non mi auguro. Vuoi. No, mangia. E poi... Ma mo mangio per forza! In casa poi va all'ospedale e ti fanno cristeri. Tu vai a arrivare io non cristeri a te, sai! Mangia! O caccia tutto se verme che andai! Mangia, che sono buono, saporito! Questi ficcherini di erito, Mangia! E mangia, no? L'orto, ma poi non sei giù, mo mangio per forza, Un quadrato lo mentre su, mangia. Mangia delicato, sapete? Lo sa, no? Mangia delicato, Benedica. Guarda, un quadrato lo proprio in Dauca. Come i passi per tutti. Da avere uno cannarozzo largo. Ora sai che faccio dopo? Faccio te mangiare pochi fichi, per non mo... così non ha bisogno di un cristere, capisci? Buono, un altro, questo non siamo cani. No, mi piace, è un altro sforzo c'è, no, va bene, tu no. Dai, Nino, si perde. E che sta, grazie a Dio, accattiamo. E non già, vazzo, è buono. Non ti preoccupare. E poi... se in caso tu lo sei io, uso cristeri e non succede. Tu mi scusi, io mi scuso, non cazzo. Non ti preoccupi, no, ma chi sono così tutti? No, perché con lo Pippo mi viene l'affreddore pure. Ma io pure andavo a chiesa, i fimani che soffiano un naso, che vuol dire? Tutti i parti, io ero andato a chiesa l'altro giorno, una signorina soffiava. Che vuol dire? Ma lo sai che sono toccato? No, non ti spezzato. Non per carità. Tu pulizioso. Al massimo. Ma non ce lo faccio, per favore. No, visto su, e si perde. E si perde, Nino, vai. Andiamo, io tamo. No, andava a panza, niente, no. Non ti preoccupare. Allora, mangiatilo, dai. Ancora andiamo altra frutticella, mangia. Che sono presto. Oh, meno male che sono per la montagna, siamo io e te solo. E non ti vede nulla. Bravo. Capisci? Siccome... E non manco le cane, signori. Che poteva campare, che venivano che mangiamo in maniera, sì. Buono va! Solo per nostra educazione, verso i telespettatori, favoriti. Favoriti, stai servito. Lancio un raggio di tutta 20.000 persone che guardano. Eri.
Ti ringraziare, già, sono sicuro che ti ringraziare, no? Io persone. Oh, buono. Non mi si sente. No, ma niente. Allora, l'orto, mi mangio per forza, per forza, non sporzo. Esatto. Mangio per forza. Quadrata non da un cavolo quadrata. Forza che ti cava, dai. Aria cannibole. Aria cannibole, mi gioca. Forza, forza, forza. Andato poco quando vai il corpo. Vedrà che succede. Ora ascolta, io siccome studiai medicina, no? Ora, i fichi d'India dopo si mangiano, non avevamo i fichi, perché chi fichi si vive il corpo. Ora invece usiamo i cacchi. Ecco, ora dopo di mangiare queste tre cose, tu scegliete quale vuoi. Scegliete. Ecco, benissimo. Però, ecco. Mo mangio per forza, ma sai, sogno pieno, non stai spaccando. Io sai che soffrisco con pipe, voglio ti aiuto a mangiare ora. Sì, ma sai perché? Poco, se mi posso passare sto bruciore la bocca che stai morendo. Questa frutta ti passa, ti passa. Che pare che andai in un forno. Lo sai. Vedete che non brucia, non pipe, ma io sto morendo, stai crepando, là non c'è. Oggi ti faccio uno scherzo. Ti faccio uno scherzo. Ora, mangia till e vedi che queste sono una pianta bellissima, Tutta roba genuina, Va bene, mangia. A voi oggi mi aiuto o mangia. Perché poverino ha sofferto, faticavo cazzappa, faticavo. Stamattina. Mangia, mangia. E poi il pane, non si vuota mai a faccia sotto, che peccato. Bravo. Scusa, ma quando si mi fretta, tutte le cose non mi posso ricordare io. Ora, poco fa parlaste del fatto del naso, scusami ora. Vai. Scusate. Vai, che sono cose che si fanno, cose che vengono. Vabbè, freddore, siamo sopra la montagna, è freddore. E non è che uno non ci può fare parlando con rispetto, per tuo non ci colona. No, esatto. Ma che se succede tutto? Allora, mangiati, con tutta la scorza tu mangi. Questo no, so, no, come fa? La scorza andava la vitamina, non è tare, non è tare. Non so molto. No, non goglio così. E mo mangio già lo goiolo così, perché i cannibali così si mangiano. No, io sogno cannibali. E che i cannibali là sono da sì, io parli di chiedavo, così. Allora, oggi mi gusto come tu mangi, Quadratolo. Ci gruppavo. Paro un scoiattolo quando arrivo a qualcuno e andavo paura se mangia una cosa. Guardatelo qua. Benedica che scivo. No. Non ho visto mai mangiare questo vampiro uomo. Non ho visto mai. Ma gruttiarono brutti mai, com'è? Ecco, apprezzare, come se fosse che appressa a pressare un musto quando si fa un vino, no? Pressa, che un altro morso vedi che appressi. Ma quando sono chino, cavo cagina, non mi offendono, no vampiro e no cannibale! E approfitto per ciò che non puoi parlare, ecco. Appena si libera quella bocca, serpenti, mi faccio. Spende, aspetto velenoso, serpone. E non offendere perché a voi sogno sopra la montagna e voglio passo una giornata bella tranquilla e di serenità, capisci? Stai passando, mi sì, pare. Sì. Allora, dai, ancora dei maracina. Sì. Mangia, dai. Penso di aracina. Aracina avevo proprio prima. Allora, imbisca tutto, no? Perché, vedi, quando mangiano i maialini, imbiscono come si dice, a caniglia, uro d'India, ecco, e qua andiamo un super maialino, ecco, bravo. No, super maialino sei tu, non le parole e non offendere. Questa volta parlai quando andavi a ucca vacanze, e andai, io parlo quando si zippa nunca chi andava a ucca. Guarda come mangio il leccato, vedi, ecco qua. Guarda come mangio il leccato, guarda. Ma io posso provare sta regina con me, ecco. Bel grappolo, Senti, chi stai? A un dacogliisti, un latticello.
Vai, è grande. Bella, bella. Io lo mangio un altro. Intanto che sono il piccerino, io dai. Piccerino, piccerino. Dovete sapere che i cacchi a mia mi piacciono così, così, così pazzeschi. Ma vedi che ti viene un riscaldamento con questo. E va buono, che mi stai mangiando? Do piacere, quante energie di sonno. E vedi? Mangia, mangia, mangia. Mangia e vola arriva alla camera e veniamo un quadro. Un quadro di chi da bocca di vampiro. Bocca di cannibali, bocca di zombie. Ma come non ti spacca? Apro. Apresse, apresse, manda, ecco, vedete quest'uomo come mangia e come va. Ha ingestione come la faccia. E che buono, tu mi insorti mentre mangio, che c'è un canna arrangiato tu, sai. Non devi ti... Non devi ti mangiare così. Cannibale lupo. E cannibale lupo. Quando mangi tu... Ma dove va ancora? Vieni qua. No, 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 Benito, no, no. Un altro giorno. No, no, su. E non ce la faccio. Un altro sporci c'è. No, stai morendo. Guarda, questo non è che vino e ti imbriachi. Questo ti presta nei vitamini. No, ma non ce la faccio. Dai. Tu andai a mangiare perché andavi 2 ore che non mangi. Va bene, ma... questo è malato, devi stare a freni. Ora, Ozio ti aiuta con io, mangi. Se mangi tu, mangio pure io, eh. Mangia, eh. Ma non c'ha la e non fare un controllo, va, mangi. Uietto. Non da panza. Telecamera. Telecamera, primo piano. Primo piano. Aria, che zombie. Goia, goia, ardora, mamma mia, finirizzi pangole ora che sto chica qui, chi fica d'India. Ora della montagna, guardate, andava a faccio quello zombo che la vecchina. Ha preso, presa. Vi chiedo scusa, vi chiedo scusa, che arrivo subito, un attimino. Non ce la faccio più da me. Porre di Roma, dove vai? Presa, presa, presa ancora, che andiamo altra roba che mangiare. Gentilissimi telespettatori. Non ce la faccio più, non può mangiare, che mangiare è mangiare normale, ma parrisi non ce la faccio più. Allora, un uomo abituato. Un uomo e una chitarra nella notte. Sapete che io ho fatto? E su per la montagna ci venne con l'aria bella ossigenata, ci venne la fame. E chi sto canato poco si mangia pure a mia. Canato poco andai ma a cuio. E che buono arrivi ora! C'è chi sto solo a muro a siccare? No, Nino, si perdi! No, stai morendo, no, Su strappicero fallo per me. Non ti chiedo più niente, io. No, oh. Non ti mangiassi niente. No, no. Ma tu vedrai che appressi e poi vedi che vai. Pressa, pressa. Cioè che fa prima tu mangi, pressa, pressa. Pressa un poco, pressa. Prese calò per sud. Oh benedetta madonna, che non sono arrisi veri, che faccio che non ce la faccio più. Non ce la faccio più, gentilissimi telespettatori, perché è diventato veramente un cannibale di super cannibale. E non mi marmoreare, disgraziato. No, è fatto. Sto a trasporsi cero. Dottore, che buona salute. Che buona salute. Chi sto solo resta? Chi sto solo, Nino?
E non mi puoi negare la parola, perché lo sai che ti rispetto. Sì, ma lo sai. E se no ti lasciava morti fame, invece oggi lo mangi. Lo faccio male. Dai, ora mi appressassi. Lo faccio male. Lo faccio male. Allora, vergamo cameraman. Un quattro ore la pressione di quest'uomo come presso a mangiare, che poi va a finire capace parlando con la facciazza sua. La facciazza tua brutta che indaccia il larato. Questa è una delle più belle scene che stavo fando, Nino Vecchie. Che gente ti canusci come mangi. I telespettatori ti canusciano come mangi. I tuoi difetti personali. Oh, guardalo, guarda camera venne. Ora vedete che prezza. Poi a trauca, niente, ce ne esci l'occhi ora. Ce ne esci l'occhi. Mamma mia, mi stanno nascendo gli occhi arrasati. Perché non c'è la cazzuccione? Non c'è. Un bufalo Bill pane, un bufalo. Un uomo da rustomo ancora. Oh, madonna mia, che stai sbaccando da risi. Ma sono da risi vere. Ma non hai che mi faccio pressa, ciò. Che ora mi ha pressa e sta al massimo. Ah, e scoppia, poi mi metto a mangiare in cuore. Ecco quest'uomo. Gli ho fatto oggi, gentilissimi telespettatori, come mangia quest'uomo, come vive quest'uomo. Questo è stato proprio un programma televisivo tutto diverso di quello che abbiamo fatto. Perché quest'uomo è scellerato. Scellerato sei tu! Uomo scellerato sei tu! Adesso mi stare capa! Hai mangiato, hai bevuto e non hai zappato. No, no, l'ultimo non mi rovena, l'ultimo che qui. Mi sorbiavo. Allora aspetta butta. Che ci penso io ora. Ci penso io ora. C'è l'uva dolce. Ma chiamiamola regina, perché i zamberi come te, regina. I zamberi tamarri brutto come te. Allora, ecco qua, gentilissimi telespettatori. Adesso che ora mangiano cocciere pure io. Perché non ha pressari, presi pure. Ora vediamo se è preso. Quando vi dice che vedete che a chi lo mangiare non rigerisce per sotto, allora comincia a fare. Presa, fino a che ci scoppia l'intestino e poi mi rovina a me. Guarda. Non so iettatura, no, non so iettatura. Se ti stai cibando, ti stai pescendo come uno cotrano. Mangia e fammi mangiare qualche coccia pure a me. Ma è bella, eh? Andiamo a rubarti questa, Nino, eh? Ah, andare a battitone! E io non ti robo costura se sempre! Cioè, è buono. Va bene! Mangiati là! Non te faccio! Vai maletto! Ora tu passo a mezz'ora che mangiasti! Un pochettino di pressione calaste, no? Calaste per sotto! Ora stammi bene a sentire! Ora facciamo una cosa bella! Perché chi sta grazie a Dio non si deve sprecare! Oh! Ora, chi sta racina, vedi? E come un digestivo, per rigiadire, capisci? Siccome si è ingruppato, tipo cannibole, eh? E non mi giri tipo cannibole, capisci? Sì, ma tu ora mi andai a fare sto favore, perché sennò per la casa non ti posso levare. Per acchiappo dolore della panza e non hai che mi faccio. Invece un chista tu ti passa tutto. Digerisci. Sì, fa una cosa. Però senti, no, mangiati la cocciera a vota. Sì, sì, sì. Va bene, cocciera a vota. Perché se no ti ingruppa. Moraggio che ti piace, guarda, ti sta giovenendo in ghiri in ghiri. No, ma mangio forzatamente, se no non ce la faccio benito, dai. Non ce la faccio, no? Allora, questo è fregato, vuole? Allora, aspetta come cala che la roba che mi mangia prima, capisci? Che se no come ce la faccio? Sì. Allora. Ecco, sì, ecco, forse. Quest'uomo, gentilissimi telespettatori, fate guardare il nostro viso verso questi gentilissimi telespettatori. Come vedete, quest'uomo, oggi abbiamo scoperto su questa montagna che Nino Vecchie, quando mangia troppo, deve pressare un manda giù un mangiare, perché sennò ce ne esci l'occhio. Ecco, ora ho pressò per bene, vediamo. Come mangia? Io ti mangio una cocciera a volta. Delicatamente, eh? Adesso mi piglio un cocci. Ma basta qua, eh? Adesso che cacchio non d'acqua. Allora che facciamo? Aspetta. Un attimino. Aspetta.
siccome bevi acqua. Allora, ora tu ti devi mangiare sta racina e vedrai, Lo faccio la vuota. Sì, non cocciare la vuota, Tu non tu mangi non cocciare la vuota. Mamma mia, ma chi sto che è diventato? Allora avevo ragione quello che diceva io. Ah, povero cannibale, mostro, vampiro, tu che so da mangi delicatamente. Ma tu così mangi? Ma guarda che andavi centinaia i gentilissimi telespettatori che ti guardano. Ma come vanno resistere a loca? Aria della montagna, che lupo e che morsa. Oh Benedica, non da pigli sta morsa, che è meglio ti invito, ti faccio 10 vestiti e non mi dilugno. Oh, che maiali in montagna, che zam. Non ci avanzo giù veramente, perché questa voce mi ha rovinato, che risate. Che risate, rischio, posso morire, guardi. Sì. Guarda, uscivo di maialine. Avevo ragione io. Oh, non ci avanzo giù. Uomo scelerato, uomo mangiatario. Disgraziato, scellerato e marcalupo sei tu, che hai a mangiare delicatamente, che non è il nostro turno, capisci? E come te levo a casa ora io? Me lo mare. Da un sistema oppressa, pressa, pressa, che fra un altro poco scoppia. Barretta la madonna, come posso io dimenticare sta giornata di questo diavolo? Ah, ci ingruppa! Cala per sotto! Pressa, pressa, pressa! E resterai pressato! Allora, a posto! Sì, ora sì! Ora senti! Una cosa sola ti dico! Prima un piano su la macchina, vedi che accantavi alberi! E vai, capisci, senza spiegare che sono molto toccato! Vai! E manda per la facciazza tua! La facciazza tua! Sonetta, scellerata che dai, capisci? Sì. Faccio io quando andai a dire a che lo posto, non muori di retorno, capisci? Io ho terminato. Pure io. Allora. Ma buono, andiamo allora. Ora, ecco, da come ci dà, meno vecchietti torna serio, come pure per il viola. Ecco. Vedete, della comicità come poi si trasforma la persona. Mino Vecchien ce l'ha messo tutta, anche io, dando la spalla, ridere, eccetera. E quindi non siamo, sappiamo mangiare bene, come ha detto l'altra volta nel filmato, sappiamo mangiare col coltello, con forchette, con tutto. Però nella comicità ci vuole tutta la spinta. La spinta, esatto. Giusto. Io perciò, se né copione, niente, se qualche piccolo errore ci scusiamo. Certo, è giusto. Certo. E se poi, questo lo tengo a dire perché ci sono milioni di telespettatori che vogliono queste filmate da vedere, se in mezzo a questi milioni ce n'è uno che non cambia canale. Esatto, cambia questo, canale. Questo l'abbiamo detto sempre. L'abbiamo detto. Va bene, allora io ho venito come al solito e ripeto sempre, ti ringrazio tanto della tua buona volontà che mette pure a farmi da spalla. Grazie. Perché senza la tua presenza per stuzzicarmi io non potevo fare niente. Grazie Nino, perché sei bravissimo, Ale, te lo dico io nel cuore. Ieri sera Gioia Tauro hanno detto se queste persone fossero, diciamo, in altro posto, ambientate, perché ci vuole pure, certo. Diciamo, come ti devo dire, nel soggetto, esatto. Ci vogliono vestirsi di comici, bravo, queste bravo, cose bravo, non l'abbiamo. Non l'abbiamo. E quindi che vuole capire perché sono fatte cose all'intrasatto, cose spontaneamente. Spontaneamente. Ci sono cose vere che io ridevo veramente, perché attraverso come si medesima il maestro Vecchio e mi medesimo io, mi sono messo a ridere perché sono cose, la vera comicità è spontanea, esce proprio, certo. Nel cuore. Esce. Allora io, come stavo dicendo, prima di tutto voi sapete che l'uva la potevo mangiare anche a chicche, ecco, perché bravo. Io, come avete visto, venito alla pulizia in Citenco, l'ho bene lavata, pulita, con acqua di montagna pura. E dopo ho fatto questo scherzo di comicità, va bene?
giusto per dire, per divertirci, chi si vuole divertire, no, io non è che metto tu, chi non si vuole divertire lo può fare come gli pare e piace. Noi e Benito facciamo sempre cose che facciamo divertire alle persone, passiamo a ridere, insomma passare un'oretta tutte tranquille, allegri, va bene, di comicità. Con questo io... Nino, prima di finire ti volevo dire che queste comicità le facciamo perché abbiamo la carica del pubblico, certo, che ci chiama per le strade, certo, che certo, piace. Esatto. Se non piaceva non eravamo qui a recitare. Esatto, certo, perciò. Poi, a mezzo a tutti, se no non ci interessa. Ah no, no, non ti devi preoccupare, Benito, non per questo non ti devi preoccupare, va bene. Va bene. Io in tutti i modi, Benito, ancora ti ringrazio, ancora di vero cuore, non ho parole da ringraziarti perché... E mi fa tanto piacere di averti sempre vicino alla mia spalla. Grazie. E dopo un saluto alla cameraman che Antonio, sta seguendo Antonio. Antonio, alla sua cara famiglia, mamma sua e mamma. Quella signora che abita là, che piacciono quelle specie, che ti saluta sempre, come si chiama? Stella. Stella. E a tutti gli altri telespettatori e spettatrici che seguono questo programma di Benito Viola, di tutti i sketch. Grazie. A questo punto io ringrazio il maestro Vecchio. Che mi ha onorato veramente, perché dopo si finisce la scena e ritorniamo ad essere seri, certo, e quelle che certo, sappiamo certo, fare. Certo. Ecco, va bene. Salutiamo a tutti. Questo, tanti saluti a tutti. Prima di chiudere praticamente anche al cameraman, se vuole fare vedere un attimo. Lo saluto. Allora. Non vuoi. Allora. Non vuoi salutare a nessuno. Io ti sto pregando. No, non fa niente. Va bene, allora. A voi. Sembra che sogno solo, o peggio un poco l'acqua qua, e i reni. Tanto mi bevono poche arrangiate prima. In tutti i mori depeggiamo l'acqua. Da voi non c'è nulla, ecco se mi andate a casa. Buongiorno, compare Nozzi. Buongiorno, che c'è? Come siamo? Siamo buoni. Che facete, l'inchiete? Mi lencio cane. Di 5 litri d'acqua, ritenete quanto sogno. Ti corre poco acqua. Acqua andava poco. Una meggiana è grosso però. Ma è grosso, che interesse andare? No, andavo perché andavo gente che mi aspettano. E andai a dire di fretta, per favore mi lasciate, mi dici questa cosa. No! Andate ad aspettare un turno vostro, caporo! Ma un turno voi solo siete, chiudete noi, chiudai. Non è vero niente, che io i locchi apro tutti e due. Ah, buono, va! Ah, buono, Tutte le mura! Nino, dai che fare, dai, diamo tutto, che andiamo a cosa? Contro sempre a un per i piedi, no? Lo fa ora, arreca. 5 litri se questo, noi avevamo già dei 5 litri. Non è possibile che io andavi stamattina di 5 che mi abbraccio il cane. E secondo te, avica vaci fuori l'acqua, almeno fa vaci dentro. Faccio vaci dentro, ma tu aspetto il turno tuo. Che non è possibile. Ma le cani che cristiano, non si serve nulla, chissà. Non si serve nulla. Ma tu non mi puoi fare l'acqua vaci fuori, almeno fa vaci all'acqua dentro. Aspetta un momento che io mi messo a parlare con te e non capisci niente quando sogno con ragione con te. Non butto, tu potevi portare. Non butto, la malana va vincere, potete sapere che non ti correrò niente che a voi. L'altro giorno correva un canale grosso così, chino l'acqua. Quando vengo io sogno sfortunato, quando per fonte, quando per l'acqua, insomma tutte cose a storto vanno. Ma chi sei in medicina? Chissà acqua, quando corre sai, non vale, cerco capisci, che non capisci sto niente. Ora, vedi, è medicina che l'acqua dà, vedi. Questa fu acqua analizzata, portata nei migliori cose di Messina. L'intelligente fosse sempre tu, perché io che poi, io fu sempre cazzoni. E allora, a te ti sviluppa l'intelligenza. Io saggio che in medicina, se non veniva il cane zinco da stamattina che sono cane, capisci? Ma non potevi dirti a linci all'acqua bianca. All'acqua bianca, ma ti abbiglio tu. A me a chi sta mi serve? E aspetto il turno tuo. Non c'è niente da fare. Non cominciamo, cane, ora volete camo per un litro d'acqua.
dai gente, che ci stai preparando un mangiare, ora, capisci? Tutte le mura, la gente può non aspettare, caro. E io già se l'inchio alla mezzana. È la montagna, un muro si remoti, ma a testa la vedura per il ruggimento, l'avi. E allora ti obbligo ma la tieni così, per forza. Perché tu non puoi tenere l'acqua a cadi fuori. E no, perché mi stai congelando tutta la mano, capisci? Dai, uno ti congelano tutti e due. Sento un po' che andavi stamattina che sono caduto, torno a ripetere. E non posso sapere che io andavo un conto a te sopra la montagna o un imbrigo. Oh. Ma andavi stamattina perché hai atti fuori, capisci? Va bene, ma se tu aspetti e non parli, l'acqua va c'è dentro, capisci? A sta ora la vela è chiusa. Che tu un paura pure l'acqua. Non c'è niente, questo cristiano, non c'è niente, manco l'acqua. Curiamoci il ghiaravino, o voglio, manco le cani. Non duma. Io? Ma che se ne inchio, che ancora ho colacchio andavi da lì. E chi non ti preoccupare, lascia fare a mia. Solo che poi, se tu la so parlo io, può parlare tu, non mi interrompere, e che maleducazione. Dopo l'inchio, assaggio l'acqua, bevo, e dopo può l'inchiere tu, perché io bevere non è che bevo assai, io quando mi assaggio l'acqua. Tu praticamente mi dici tu ti lascio stare, ti lascio stare tutta la vita torna a combinare mai una giusta. Figuriamoci, ora qua, appena era meggianere e chiste, io andavo lì chi forza a questo punto, se vuoi, se non vuoi. Senti un poco, io faccio sempre cose di intelligenza e tu puoi sapere, capisci? Non dici che io che posso io, cosa fa? Stavo dicendo ieri stavi andando all'altro mondo e ti salvai io delle impiccagioni. Da volte lascio ti impicca allora, fa un buono quando non dà bisogno. Ma non era giusto nemmeno moro, perché io turessi, io muore a metà, a poi mi sai, tutti muori. E misero che non ti vogliono manca a te l'anno, capisci? Non ti volevano, perché non era ora. Però chi che dirono che sono velenose, chi li accettano, capisci? Ma uno dall'inverno, non ti ho parlato. Lui era mezzo morto. Perché non ci credo manco, come faccio da non torna. Va buono, tu non ci credi a niente, non credi. Va buono, caccia, l'inchiste finalmente, dai chiù ancora no, l'inchiste. No, quanto assaggio l'acqua, perché mi assecavo, ogni tanto non sa più quello che dico. Le cambiamo, tu ti porti chi stai in cielo chi? No, lasciami stare, per favore. L'inchietilla. Aspetta un momento, che cambia, io ci metto sotto faggio. Me vuole essere capa, Parti, guarda, dolgo. Amore, forse ancora non mangiaste? No, non mangiano pane nero così. Ah, così? Che cerero, che davvero che mi faccio? Io saccio quello che mangi tu. Aspetta, 5 minuti cambio. Ancora andavo a bere. E quando mi faccio una bevuta, piccerina. In realtà, madonna, che pazienza andai a avere con chi storte, e come bevi? E se non hai niente, non portai neanche un bicchiere, che botta faccio? E bevi, allora ho un bicchiere che c'è. Che no, è brutto, che era sbucato, non lo vedi? È sbucato, ma si scicca tutta che l'acqua. E la Madonna, che pure una goccia d'acqua mi dà, ma va a tendi! È scomodo un bivio. Guarda come si mette, guarda. Mica rovini i pantaloni. Ma si asciuga, puntare. E non mi farà mai una sai, perché io capisco tutto. Senti, com'è il sacco, è buono?